Ci spostiamo a Merano, nuova amicizia tra la perla del Passirio e il gioiello del Piceno. A Merano è in visita al sindaco Janut, una delegazione della città marchigiana di Fermo. Particolare visita nel pomeriggio di venerdì in comune a Merano. La giunta comunale ha ricevuto una delegazione di personalità della città marchigiana di Fermo. A fare gli onori di casa il sindaco Günther Janut e il suo vice Giorgio Balzarini, i quali hanno sottolineato l'importanza di questa sorta di amicizia-scambio fra le due realtà istituzionali in primis, ma economiche poi. L'occasione è stata quella del Wine Festival, ma il rapporto fra i due comuni è destinato a protrarsi nel tempo. Già nello scorso mese di agosto una rappresentanza della giunta meranese era stata ospite nelle Marche ed ora questa ospitalità è stata ricambiata. Oltre al sindaco Saturnino di Ruscio, fra le maggiori autorità presenti, vi erano anche il nuovo prefetto Emilia Zarrilli e il presidente della Camera di Commercio della provincia di Fermo, Graziano Di Battista. Sono tante le cose che accomunano Merano e Fermo, non solo dal punto di vista turistico, ma anche dal punto di vista dell'arte e dell'artigianato. Ed è proprio in questa ottica che va vista la presenza di diversi esponenti del mondo economico delle due città. Parole di apprezzamento di questa iniziativa sono giunte anche dal commissario del governo per la provincia di Bolzano, Fulvio Testi, che ha accolto l'invito del sindaco meranese e ha voluto così dare il suo personale benvenuto agli ospiti. Il vice sindaco Giorgio Balzarini ed il sindaco di Fermo, Saturnino Di Ruscio, hanno voluto sottolineare così questa nuova ed importante amicizia. Si sta rafforzando un'amicizia tra gli amici di Fermo e quelli di Merano, sia a livello istituzionale che a livello imprenditoriale, a livello economico, turistico, e penso che sia un'amicizia destinata a durare. Due città molto diverse, questa è una città di montagna, la nostra è una città di mare, ma che hanno molte affinità. Tutte e due vogliamo lavorare sul turismo, noi abbiamo quello balneare, anche quello culturale, due città che vogliono valorizzare la propria identità, le proprie produzioni, noi abbiamo la manifestazione di tipicità World Wine Festival, due città che sono anche un patrimonio di cultura e che quindi ecco, abbiamo la possibilità di collaborare in questi segmenti.